Roberto Scarafoni, oh, ma come ho detto a Mister Carta, come anche ho detto a Matteo Gallo, un'altra vittoria importante, pesante anche per come è arrivata. Quali sono le sensazioni dopo questi tre punti che vi tengono al secondo posto? Le sensazioni sono positive, perché dopo la vittoria di Ardea dovevamo confermare e ci siamo riusciti alla grande con questa grande prestazione, e lavoreremo in settimana come sempre per fare una grande prestazione domenica contro una buona corazzata come il Budone. Ecco, per tornare un po' alla partita, Flaminia che ha fatto tanta intensità soprattutto nel primo tempo a metà campo, non è stato facile andare oltre anche gli episodi di questa gara, però ci siete riusciti a ribaltare un'altra volta il risultato che all'inizio vi vedeva insomma sotto, invece poi nel secondo tempo è cambiato tutto. Esatto, il primo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà perché loro uscivano bene sulla punta e quindi non eravamo... eravamo indecisi su qualche seconda palla. Invece il secondo tempo abbiamo cambiato modulo, ci siamo messi 4-3-1-2 e abbiamo fatto un gran secondo tempo ribaltando il risultato. Ecco, una tua prova che al di là della tua età insomma è stata importante, stai prendendo sempre più confidenza con questi campi, insomma come ti stai trovando qui alla COS e quanto è importante questa gara ancora per continuare a crescere? No, personalmente mi sto trovando molto bene con il gruppo, siamo un gruppo molto unito con tutto lo staff e dobbiamo continuare a fare così, che ci toglieremo grandi soddisfazioni.